Cari compagni di avventura, è proprio il caso di dire che finalmente, anzi no, 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 devo dirlo meglio. Finalmente, cominciamo a vedere degli squarci di flashback sul personaggio di Yamato. Allora, il Melee 24 non concede chissà quanto background, però in pienissimo stile Eiichiro Oda riesce a dare dei consistenti indizi a partire da poche, però precise linee di dialogo. Cominciamo quindi questa analisi andando proprio a trattare due specifici termini utilizzati. Allora, quando i sottoposti di Kaido parlano a Yamato, si riferiscono a lei con l'epiteto di principessa demone, che in originale è Onihime, quindi insomma, se uno se lo leggesse in giapponese, ve lo sconsiglio ovviamente, avrebbe letto il termine Onihime, Ime, come insegna l'opera Inuyasha, indica principessa. Oni invece sono di fatto quelle creature mitologiche del folklore giapponese che spesso abbiamo trattato parlando di Kaido e di Yamato. Insomma, sono questi mostroni simili ai demoni e agli orchi occidentali e sono delle figure popolari in Giappone. Sono popolari nell'arte, sono popolari nella letteratura, sono popolari nel teatro giapponese. E sono insomma questi creaturoni o rossi o blu, che solitamente vengono raffigurati come giganteschi, come mostruosi, con questi capelli selvaggi, con queste lunghe corna che gli crescono dalla testa. Queste, insomma, entità, questi creaturoni, questi demoni, questi orchi, se vogliamo, per certi versi, molto forti fisicamente e che di solito accentuano ancora di più la loro brutalità, perché tendenzialmente sono creature brutali, dal fatto di possedere la loro mazza chiodata che si chiama Kanabo, che per l'appunto è la stessa che utilizza Kaido ed è la stessa che utilizza anche Yamato. Quindi in buona parte diciamo che questi tratti degli Oni sono effettivamente raffigurati nella figura di Kaido e in parte raffigurati dalla figura di Yamato. Prima di andare però al punto che mi preme in questa dinamica, ci tengo per l'appunto a condividere con voi una riflessione che Clem ha scritto sulla pagina della Zattera di Teach. E ve la metto anche a schermo. Allora, questo epiteto di Yamato ci fa capire in maniera incontrovertibile come, al tempo del flashback, le persone si riferissero a lei con pronomi e nomi femminili, cosa che invece adesso non fanno più. E questo esclude che come una novella Lady Oscar sia stata cresciuta per essere un uomo. E ciò la dice anche lunga tendenzialmente sul personaggio di Kaido, perché se anche lui nel corso degli anni ha cominciato a chiamare Yamato al maschile, o c'è qualcosa sotto, o semplicemente è un padre che accetta il cambio di sesso del figlio. Io davvero non saprei come altro prendere questa dinamica altrimenti. E ci tenevo proprio a condividere con voi questa considerazione di Clem, sia per la validità del punto di vista, ma anche perché dal mio personale modo di vedere in generale la community a tema One Piece, io credo che lei sia l'unica, letteralmente l'unica content creator a tema che riesce a dare sempre delle chiavi di lettura interessanti e degli spunti di riflessione molto interessanti. Io ve lo dico spesso, non vedo mai i contenuti a tema One Piece di nessuno, leggo veramente solo e soltanto le sue analisi. Il resto, l'ho sempre detto, lo trovo molto fuffa, tanto tutti dicono sempre le stesse cose. Lei invece è l'unica che riesce sempre a dare qualche spunto un po' più elevato, no? Questo lo fa sempre. E come dico scurrilmente di solito, Clem piscia serenamente in testa a tutta la community di One Piece in Italia. Non estendiamo al resto del mondo perché se non sono quelli italiani, figuriamoci quelli esteri che non lo so. Ma torniamo al discorso del video. Quindi detto ciò, date queste premesse, parliamo della questione Onihime dal mio punto di vista. Allora, il fatto che venga effettivamente esplicitato il termine Oni, secondo me è molto particolare, perché potrebbe indicarci un effettivo legame tra Kaido e queste creature della mitologia giapponese, che sì, c'è a livello visivo per richiamare nei lettori, a livello di character design, determinati messaggi e contenuti, ma se gli Oni esistono anche nel mondo di One Piece, tutta questa cosa cambia e di molto. Un conto è il riferimento al mondo reale che serve a Oda per stimolare, no, l'interesse e la curiosità dei lettori, come può esserlo la grotta mitologica in cui poi il personaggio di Yamato viene ficcato con i samurai, che è un riferimento ad Amaterasu e a Susanoo.
Ma questo è un riferimento. Nessuno nell'opera ha parlato di Amaterasu o di Susano, mentre qui viene proprio utilizzato il termine Oni. Quindi nel mondo di One Piece gli Oni esistono, cioè, anche fosse solo a livello iconografico, ma esistono questi Oni. E tecnicamente parlando, noi ancora non sappiamo se Kaido faccia parte di una qualche strana razza o se è un umano semplicemente con le corna. Perché noi abbiamo solo il sospetto che non sia umano. Voi direte, certo, ci sono personaggi che Oda ha dichiarato siano esseri umani, ma fisicamente poi avevano delle corna. Pensate, che ne so, a Merry, il carpentiere che ha creato la Going Merry, pensate a Gecko Moria, che in teoria è un umano, anche se ha questo aspetto molto da pera cornuta. Insomma, indipendentemente da questi personaggi, di Kaido non ci viene espressamente mai detto che sia un essere umano. Mai, anzi, in realtà nel soprannome viene chiamato creatura e non uomo, perché l'uomo più forte del mondo era Barba Bianca, mentre Kaido era, e in teoria è tuttora, la creatura più forte. Quindi rimane, no, questo hint per il futuro sviluppo del passato di Kaido. E nessuno mi leva dalla testa che sia in qualche modo legato alla razza degli antichi giganti. Quindi tempo al tempo, chissà come si svolgerà il tutto, come si svilupperà il tutto. Però un altro elemento molto particolare mi ha fatto specie, ed è la frase che Shimotsuki Ushimaru dice Yamato dentro la grotta, perché di fatto gli dice che deve mangiare perché proveniente da una famiglia importante. E qui Oda, come sempre, è un grandissimo infame, perché rende tutto estremamente ambiguo. Infatti questa, diciamo, affermazione, questo dialogo può avere molti significati e anche molto diversi tra di loro. Opzione 1. Yamato, facendosi chiamare Kozuki Oden, assume l'appartenenza alla famiglia Kozuki tutta, e in questo modo la frase sarebbe l'accettazione completa di tre daimyo della volontà di Yamato di andare a farsi carico dell'ascito di Oden. Però personalmente, per quanto questa ipotesi possa reggere, a me non piace un granché. Quindi opzione 2. Yamato, in quanto figlio di Kaido, appartiene a un lignaggio importante dato dal potere politico e militare del papà pirata. Questa ipotesi, però, secondo me, di default non regge. Mai un samurai di Wano Kuni accetterebbe, no, di dare a un forestiero, perché tecnicamente parlando, fino a prova contraria, Kaido è un forestiero, quindi mai darebbero a un Kaido un titolo nobiliare sulla base del solo potere militare, perché, diciamo che per il codice samurai, il lignaggio è tutto. I samurai sono una casta, non è un qualcosa, quindi che si possa dire a cuor leggero al primo scemo che passa, per quanto sia uno scemo politicamente e economicamente e militarmente importante. Opzione 3. Quindi Yamato, in quanto figlio di Kaido, appartiene a qualche razza sacra o pseudo-sacra nota a Wano Kuni, e qui si ricollegherebbe al discorso dell'Oni Hime. Quindi sarebbe di famiglia importante, perché Kaido a sua volta avrebbe un lignaggio nobiliare o comunque sacrale in quel di Wano Kuni. E qui già inizia a stuzzicarmi di più come idea e come concetto, perché andrebbe anche a colmare la serenità con cui gli abitanti di Wano Kuni hanno accettato che un forestiero fosse al comando. Va anche detto che Kaido in effetti viene chiamato Mio-O dagli abitanti di Wano, quindi per loro effettivamente è una sorta di figura sacra, al che la cosa si potrebbe collegare a questo e reggerebbe in piedi. Ma ho un'altra ipotesi, quindi infine opzione 4. Yamato non ha nobili origini perché Kaido ha nobili origini, ma possiede delle nobili origini, quindi ha dei nobili natali, perché è la madre di Yamato ad avere queste nobili origini, madre che noi attualmente ancora non conosciamo. Oda sta mantenendo un interessante segreto in merito alla donna che ha dato alla luce Yamato, e considerando il fatto che nella testa di Kaido Yamato può serenamente fare lo shogun, forse no, la madre di Yamato è o era una nobile di Wano. In questo caso Yamato potrebbe avanzare delle concrete pretese di ereditare lo shogunato, perché sarebbe per l'appunto di sangue nobile e quindi riconosciuta dalle leggi di quella nazione. Anche perché poi, a conti fatti, nel contesto politico e culturale di Wano Kuni manca una precisa figura, ancora mai vista e ancora mai nominata.
Magari questo avviene perché Oda nel suo mondo ha deciso di non inserirla, quindi ha di fatto eliminato una carica politica, una carica culturale, se vogliamo, una figura storica che esisteva nel Giappone feudale. Però a me pare strano, sinceramente, che faccia una trasposizione uno a uno del Giappone Edo e che non inserisca minimamente la figura dell'imperatore o dell'imperatrice. Quindi, domanda delle domande. Durante lo shogunato dei Kozuki c'era un imperatore? Quindi, prima che Kaido arrivasse, c'era questa figura? Se sì, che fine ha fatto dopo? Cioè, c'è ancora? È stato spodestato e Kaido si è cuccato il ruolo? Boh, ma facciamo una digressione sul ruolo dell'imperatore del Giappone, che è un ruolo che ha sempre oscillato tra quello di un capo religioso di alto grado, con grandi poteri simbolici e quelli di un effettivo autentico regnante imperiale. Diciamo che è pure esistito un autentico culto imperiale che vedeva l'imperatore giapponese come un discendente delle divinità. Però, insomma, come vi ho già accennato in altri video e in altri contenuti, durante i vari shogunati quella dell'imperatore era più una figura simbolica più che un effettivo ruolo politico, perché il potere politico lo deteneva lo shogun, che in quanto capo delle forze militari, con i suoi colpi di Stato e i vari, diciamo per semplificare, situazioni di guerriglia nel corso del Medioevo giapponese, ha assunto più potere di quello che tecnicamente all'inizio possedeva, però insomma, tant'è. Fatto sta che, vabbè, la dinastia imperiale giapponese basa la sua posizione nell'espressione di regno da tempo immemore. È proprio vero infatti che le sue origini risalgono alla notte dei tempi, perché non esiste una testimonianza storica che mostri l'esistenza di un imperatore che non sia stato discendente di un altro imperatore ancora precedente. Quindi non abbiamo un primo imperatore nella storia del Giappone, paiono esserci da sempre. Quindi la famiglia imperiale giapponese ha sviluppato questo suo peculiare sistema di successione, per quello che ne sappiamo noi, millenni fa, dove il successore era sempre il primogenito maschio, ma le figlie e le nipoti imperiali, quindi le femminucce, potevano salire al trono come misura di emergenza nel caso in cui ci fossero delle situazioni particolari in cui i maschi non erano adatti a governare, o nel caso di effettivi conflitti tra i vari rami della famiglia imperiale. Quindi, insomma, casistiche con personaggi femminili sul trono dell'imperatore ci sono state a livello storico. Questo sto parlando chiaramente del mondo reale, così poi ci allacciamo al mondo di One Piece. Tra l'altro, se per qualche ragione l'imperatore moriva prematuramente e il suo erede era ancora un bimbo, bastava che lui avesse 6 anni per poter diventare de facto il nuovo imperatore. I tipici doveri dell'alto clero al tempo, considerate che secondo l'uso comune erano svolgibili serenamente da un bambino che almeno sapesse camminare. Quindi un regno di circa 10 anni era considerato un servizio più che sufficiente. Tempi strani quelli del Giappone feudale, però insomma culturalmente interessante, visto che spesso mi chiedete approfondimenti sulla cultura del Giappone. Ah, a voi, ovvio, ho calato, se Oda cala il suo asso con Usopp a chiedere conquistatore, io calo il mio asso con un po' di infarinatura di nozioni della storia del Giappone. Fatto sta che, per un motivo o per l'altro, come detto, c'erano varie dinamiche per cui o sul trono c'erano dei bambini o sul trono c'erano di fatto delle figure femminili. Il punto, però, e qui torniamo al mondo di One Piece, è capire come Oda potrebbe giocarsi questo ruolo, perché, come detto anche prima, di fatto non è mai stata nominata questa carica in One Piece, quindi questa figura al momento non c'è. Cioè, Wano ha uno shogun, ma che si sappia non ha un imperatore, un re, un sovrano, per come lo possiamo intendere nel nostro mondo, neanche a livello religioso. E credo che anche per questo ci siano varie perplessità in merito alla cosa. Nel senso, Oda ha tre opzioni tecnicamente, perché può trasporre la carica di imperatore giapponese attraverso la figura di Kaido, quindi in un uomo influente però privo di potere politico a Wano Kuni, più o meno. Può concretamente inserire una figura misteriosa che svolge il ruolo di imperatore, quindi una sorta di anche solo capo religioso senza potere politico, che magari ha acquisito questo, non lo so, accentramento del potere con l'avvento di Kaido, o che lo ha perso con l'avvento di Kaido, e quindi con la
l'avvio dello shogunato di Orochi, oppure può tranquillamente omettere ed eliminare dalla sua opera questa figura storica, quindi andando ad unire la figura dell'imperatore del Giappone con la figura dello shogun del periodo Edo, e quindi tendenzialmente lo shogun di One Piece e lo shogun di Wano Kuni sarebbe un insieme delle due figure storiche. Vado a poi giocarsela anche in questo modo, che a quel punto sarebbe sia il sovrano legittimo che il capo delle forze armate che il capo religioso. Sarebbe tutto insieme, che è un casino, lo so, però alla fin fine Oda può fare quello che gli pare nella sua opera, quindi perché no? Cioè, potrebbe tranquillamente non inserire questa figura e giocarsela così, oppure, come dicevamo prima, potrebbe giocarsela con la figura dell'imperatore o dell'imperatrice e dare questo nesso con Yamato, al che avrebbe tutto senso il discorso fatto prima, però solo il tempo potrà darci una risposta in merito, soprattutto in caso di appunto eventuali nessi con Yamato e il suo essere in teoria di queste nobili origini. Mi rimetto ora alle vostre opinioni nello spazio commenti, sono veramente 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 curioso di sapere cosa ne pensate voi in generale, perché secondo me questo dialogo era particolare, o quantomeno particolarmente interessante per i miei gusti nell'opera, più che alle mazzate che poi si danno. Perché sì, Yamato ha, diciamo, rivaleggiato nel colpo con Kaido, però sta roba a me non me ne frega niente, mi interessano più altri tipi di contenuto, come ben sapete. Quindi immagino non abbiate aperto questo video sperando un approfondimento di Battle Boarding. Ma, tant'è, voglio sapere cosa ne pensate voi, perché anche per oggi l'analisi giunge alla sua conclusione. Come sempre nell'info box trovate tutti i link utili per contattarmi, per seguirmi e per supportarmi, e se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete nei commenti hashtag carciofo di Laun. Come sempre fate i bravi, mangiate le verdure e noi ci vediamo al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!